il primo passo è riconoscere che la popolazione iraniana non sente più la legittimità di questo regime, quindi non appoggiare più loro, non scendere ai compromessi con loro e sentire l'opposizione iraniana al di fuori dell'Iran, che è la voce del popolo iraniano. Woman, life, freedom! Woman, life, freedom! Woman, life! L'argomento più importante è guardiani al regime, se poi passano nei giorni islami, che anche possiamo vedere adesso in questo momento fanno avvelenamenti alle scuole femminili in Iran, mettono gas tossicati alle scuole ragazzine vanno a ospedale ogni giorno, aumenta i numeri di ragazze che vanno a ospedale e anche finora sono state morte due di loro. E noi cerchiamo di chiedere al Parlamento europeo, al governo italiano, per favore, come sempre, resta da parte giusto della storia. Io credo che di fronte a un regime che continua a torturare nelle carceri, a stuprare le donne, a ricattare il proprio popolo, beh, non si possa stare con le mani in mano. La comunità iraniana l'ha chiesto chiaramente che cosa è importante fare, che cosa è urgente fare. Mettere il corpo delle guardie rivoluzionarie, dei Pasdaran, nella lista delle organizzazioni terroristiche. Perché i Pasdaran non detengono soltanto un ruolo militare in Iran, ma loro sono detentori della gran parte dell'economia iraniana. Iran vuole libertà! Iran vuole libertà! Il governo italiano è che comunque... Credo che anche nell'espressione di Giorgia Meloni, quando in conferenza stampa di fine anno le fu fatta la domanda, può fare molto. E anche il ministro Tajani ha già dato alcune dichiarazioni in questo senso. Non è semplice perché come sempre ci sono degli interessi tra i paesi e quindi sicuramente avviare un percorso in questo senso, ovvero di pressione ma anche di dialogo attraverso gli ambasciatori, credo che sia una cosa che va fatta.